dopo quel 26 marzo, dopo quel giorno in cui il grande cuore di Fabrizio Frizzi aveva smesso di battere, lasciando senza parole non solo il mondo della televisione ma tutta, virgola, Carlotta Mantovano aveva scelto la strada del silenzio e della riservatezza per elaborare il lutto, e anche virtualmente era praticamente sparita. Il suo profilo Instagram era rimasto infatti fermo a 6 giorni prima del dramma, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita, e in quella della figlia Stella. Proprio sotto quel post datato 20 marzo molti fan del conduttore hanno approfittato per fare gli auguri di compleanno alla bambina, il primo senza il suo papà. Il 3 maggio Stella ha compiuto 5 anni e non si contano i messaggi di affetto per lei e la sua mamma, a cui il pubblico di Frizzi tenta di far sentire la propria vicinanza. Carlotta, come detto, si è vista in una sola occasione. I paparazzi del settimanale Diva e Donna l'avevano poi sorpresa mentre, visibilmente dimagrita e con aria pensierosa, faceva acquisti al supermercato. Continua dopo la foto, poi durante una passeggiata per la capitale e mentre fa merenda con la figlia. Adesso eccola di nuovo comparire, finalmente sorridente. Le due sono state fotografate mentre si godono il mare a Portofino, fra tuffi divertiti e affettuosi abbracci. Dopo i bagni mamma e figlia si sono dedicate allo shopping. Dopo il dolore seguito dalla tragica dipartita del conduttore per emorragia cerebrale, Carlotta si è dedicata completamente alla figlia, la piccola Stella, che ha da poco compiuto 5 anni. Continua dopo la foto, anche grazie a lei è riuscita a superare i momenti difficili ed ora è stata sorpresa proprio con lei da Diva e Donna mentre trascorre una giornata di relax. Stella, della quale Frizzi raccontava: è una bambina fortissima, spiritosa, dal carattere molto forte. In questo ha preso da sua madre, che è dolce ma sa anche essere molto tosta. Per il conduttore la famiglia veniva sopra ogni cosa, come aveva spiegato sempre a gente. Anche se lavoro molto, tra registrazioni delle puntate e riunioni con la redazione, faccio i salti mortali per essere a casa per cena. Continua dopo la foto, poi continuava: la mattina mi sveglio alle 8 per accompagnare Stella alla scuola materna con mia moglie. È un nostro rito irrinunciabile. Un momento che, nel cuore di Stella come in quello di Carlotta, continuerà a rimanere sempre attuale, vivo e indelebile. Ti potrebbe interessare,